Partiamo il 5 luglio, torniamo dal Brasile, dove andremo insomma per così omaggiare un po' la nazionale. Speriamo pure di vedere un bel, no? Di vivere un bel momento anche noi. Punto interrogativo, di fare un bagno al mare brasiliano. Il 5 luglio torniamo in tour da Cattolica, riparte. In realtà è una continuazione di una storia semplice tour, con l'aggiunta di un amore così grande che per noi è un momento musicale diciamo infinito. Però la cosa più bella che ci capita finalmente, che abbiamo voluto fortemente, perché l'abbiamo voluto in tutti questi anni, è tornare a Lecce e fare un concerto per la nostra città, per la nostra terra. Abbiamo cominciato a San Siro il 13 luglio esattamente, quindi finalmente saremo a Lecce, allo stadio di Via del Mare, il 26 luglio, dove chiuderemo. Ci fa veramente felice questo percorso da San Siro a Via del Mare, per noi è veramente un'emozione che a crescere fino alle stelle. Beh, è una grande emozione per essere in qualche maniera l'anima musicale di un momento così magico che accomuna innanzitutto tutti gli italiani, così come dovrebbe fare sempre il calcio, così come lo fa in ogni occasione di questi mondiali. Tra l'altro è bellissimo il fatto che sia un disco d'oro, perché vuol dire che le persone hanno comprato il disco e hanno fatto fare un grande passo alla ricerca contro la SLA e la sclerosi multipla per le associazioni AISM e AISLA. Questo perché abbiamo voluto, insieme a Radio Italia, a FIGC, insieme a proprio alla Nazionale, abbiamo voluto che tutto andasse in questo senso. Quindi se pensiamo un attimo che la musica si lega al calcio in un momento come i mondiali, e tutti questi due mondi fantastici, sono mondi d'arte, di umanità, finiscono nell'umanità più grande, che è quella della beneficenza. In questo senso, per noi basta questo, non so come dire, è un segno fortissimo, un segnale fortissimo, non solo il nostro ma soprattutto quello delle persone che hanno permesso che questo disco diventasse in pochissimo tempo un disco d'oro, milioni di visualizzazioni. Cioè, vuol dire che quell'amore così grande di cui parliamo, di cui cantiamo, grazie anche a Guido Maria Ferilli che l'ha scritta tempo fa e noi l'abbiamo riarrangiata e riscritta, il fatto che grazie a Sadermanno che ha detto ce l'abbiamo il pezzo per i mondiali, quando FIGC e Radio Italia ce l'hanno chiesto, io pensavo di non averlo, perché non sarei stato in grado in questo momento di scrivere un inno all'Italia. In questo senso avrei dovuto pensarci un po' di più che un mese o due mesi o tre mesi. Invece un amore così grande ci è sembrata un'idea grandissima quella di Ermanno, perché quel ritornello è veramente quello che vogliamo auspicare per la nostra Italia. È un passo indietro nel passato, perché è la migliore tradizione che ci salverà. L'Italia ha una tradizione fantastica, non solo nel canto, una tradizione artistica bellissima, e quindi il nostro segnale era questo, il nostro augurio era questo: torniamo indietro per augurarvi il miglior presente tramite noi e tramite il nostro futuro che possiamo dare. Non ostentiamo la nostra provenienza se non nella bandiera, nel nome, quindi è anche una questione di coincidenza. Poi, a cosa fatta, io penso che un posto più bello di quello, più adatto, non c'era, quindi noi seguiamo il nostro istinto come sempre. Credo che sia la casualità è che quel posto perfetto si trovasse nella nostra terra, cioè perché in genere possiamo, no, scegliere i luoghi in cui girare, però in quel momento era perfetto, quindi non è grazie a noi, è grazie alla terra che è bella. E qui è nato un'altra persona che vorrei salutare, perché ci siamo conosciuti oggi, Guido Maria Ferrilli, quest'uomo qui. Aiuto, mi hai catapultato. Perché voleva che facessimo una foto insieme. In realtà noi vogliamo una foto con lui, perché lui è il maestro che ha scritto L'amore grazie, così grande. Grazie, casualità della terra, casualità dell'uomo che ha scritto quel capolavoro, non lo sapevamo. Ma è salentino. Sì, è vero. Lo sapevate tutti? Ma questa porta bene, porta bene. Coincidenza. Io non sono abituato a tutte queste cose. E stai con noi, stai con noi. Stai con noi. Grazie a tutti. Spingiti forte a me, non chiederti perché. Guido Maria Ferrilli, un artista compositore leccese che scrive un brano che oggi è la sigla dell'Italia ai mondiali di calcio che si stanno realizzando in Brasile. Quindi oggi ascoltiamo
questo gruppo importante salentino che decide di incidere questo brano e di renderlo giovanile e non solo. Voi cosa avvertite? Ma io chiaramente sono molto contento, intanto è stato sempre un brano che ha fatto breccia nel cuore della gente. Chiaramente adesso lo stiamo, si sta avvicinando maggiormente a un pubblico giovanile grazie anche alla versione rock di Giuliano San Giorgi e di Negro Amaro. Io devo dire che hanno fatto un bellissimo lavoro, perché insomma hanno fatto una mediazione veramente, veramente ad hoc, nel senso che non hanno tradito né la mia melodia, tantomeno il loro spirito, lo spirito di gente che fa rock. Giuliano è geniale in questo e me l'aveva anche detto: guarda che io cerco di non rovinare la tua melodia, ma ho fatto un lavoro, ho cercato di fare un bel lavoro, ma in effetti è un bel lavoro. Sono contentissimo perché lo ascolto sempre molto volentieri questo brano cantato da Negro Amaro. Quanto è importante la minimalità nella musica e nella melodia della canzone? La melodia è molto importante, ovviamente. Io dico sempre: quando una bella donna poi la puoi vestire come vuoi, rimane sempre una bella donna. È chiaro che insomma, se le metti addosso un vestitino brutto, questa bella donna sembra meno bella. E invece devo dire ancora una volta che Negro Amaro questa bella donna l'hanno vestita bene. Quindi il Salento ha un progetto importante chiamato? Ma è chiamato Un amore così grande 2014 di Negro Amaro per i mondiali, e mi auguro che la canzone che ha portato tanta fortuna a me possa portare fortuna proprio alla nostra nazionale, e mi auguro proprio di sì, speriamo. La prima partita pare che sia andata bene. Ciao, ciao.